Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Allora, oggi toccheremo un argomento forse uno negli ultimi tempi fra i più richiesti da voi amici del canale YouTube. Non in ultimo, ieri Paolo Giambra mi chiede di fare questo video, ma potrei menzionarvi diverse persone che mi chiedono di fare un video specifico e di spiegare come fare la montatura per la spigola. Vi dico subito che siccome che la spigola, e approfitto per questo per dirvi che la spigola, come molti di voi sapranno, si può pescare in diversi metodi, quindi si può pescare con l'esca viva, si può pescare a spinning, si può pescare a fondo tipo surcasting, e in tutte queste tecniche le montature, quindi anche il dimensionamento dei fili degli ami, sono diverse fra di loro. Quindi io vi farò vedere una montatura per la pesca alla bolognese, quindi utilizzando un galleggiante, e va da sé che sarà una montatura sicuramente ultra light, quindi con poco piombo, per far sì che la nostra esca assomigli il più possibile alla nostra pastura. Vi dico subito che anche qua ci sarebbe da fare una differenziazione di montatura fra la montatura che io utilizzo in ambito portuale, quindi ambito portuale o porticciolo di riviera, dove solitamente il pesce è abbastanza sospettoso, dove c'è poco movimento di barche, quindi magari un pesce che non è abituato a tanto caos in giro, e una montatura quindi molto leggera adatta per questo tipo di pesca. Chiaro è che se trovassimo la stessa condizione di mare anche alla foce di un fiume, la si potrebbe utilizzare normalmente. È difficile trovare alla foce di un fiume la stessa situazione di mare che troviamo in un porticciolo, però questo potrebbe essere adattabile. Chiaramente la vera montatura per la pesca alla spigola con la bolognese alla foce di un fiume o comunque da una spiaggia o da una scogliera è sicuramente un pochettino diversa a livello di piombatura. Quindi adesso andremo a vedere una montatura di per sé molto semplice, ragazzi, quindi il concetto di questa montatura ve lo voglio esprimere subito, così poi seguirete magari meglio tutto il vario schemino che vi farò vedere. È il concetto far sì che la nostra esca sia il più possibile uguale alla pastura, soprattutto in discesa e in movimento, quindi l'utilizzo veramente basso di piombatura, l'utilizzo di galleggianti che entrano in pesca con meno diciamo piombatura possibile, e così via. Quindi adesso andiamo a vedere insieme lo schemino della montatura e ci vediamo dopo per qualche consiglio finale. Bene, quindi andiamo a vedere da vicino questa montatura semplicissima. Vi dico subito che questa montatura può essere eseguita sia con un galleggiante italiano sia con una penna. Io amo particolarmente utilizzare in questa pesca il galleggiante a penna, perché solitamente riesco a trovare dei galleggianti che si tarano veramente con pochi grammi, e se ho bisogno di lanciare in distanza posso decidere comunque qual è la grammatura del mio galleggiante. In questo caso vi faccio vedere un galleggiante classico che trovate in commercio senza nessun problema. Sono delle penne piombate, in questo caso vi consiglio di usare sempre le più 1, se non trovate addirittura qualcosa di meno in giro. La grammatura invece iniziale, che è il peso, questo non differisce sulla nostra montatura, perché può essere 1 grammo, 2 grammi, 3 grammi, insomma in base alle nostre necessità di lancio. Io vi faccio vedere dalla mia cassetta personale anche un galleggiante che utilizzo tantissimo, che è un galleggiante della marca Drennan, galleggiante che è piuttosto difficile da trovare in Italia. In questo caso io utilizzo tantissimo il 2 grammi o il 3 grammi, in questo caso ho portato un 2 grammi più un BB. Il BB è una misurazione inglese per le piombature dei galleggianti, sta a indicare 0,40 grammi, che è una grammatura che quindi mi permette di mettere il mio galleggiante tarato in acqua esattamente in questo modo, con 0,40 grammi anziché con 1 grammo, e mi permette quindi di utilizzare meno piombo sulla mia montatura. Andiamo quindi a vedere velocemente la mia montatura, che partirà come sempre dal nostro filo del mulinello. Quindi scenderemo con la nostra discesa con 1,016 o 1,014, io preferisco utilizzare lo 0,16. Poi andiamo ancora giù e andiamo a montare il nostro galleggiante utilizzando o un ferma galleggianti tipo il più semplici possibile, i più economici possibili, che sono quelli che pesano anche meno, quindi la Stonefall ferma galleggiante fisso si chiama, li troverete in commercio, su altri video vi ho fatto vedere anche come vanno utilizzati, oppure potete semplicemente fare un filo, vi faccio una postilla qua, quindi questa è la mia discesa, metto uno stoperino di lenza o di filo, poi metto il mio galleggiante appeso e l'altro stoperino di lenza, così facendo riduciamo al minimo il peso che va a sottoporsi sotto il galleggiante.
questo punto sul nostro fermagalleggiante inseriamo la nostra penna, quindi questa è la nostra penna col nostro porta Starlight, quindi in deriva, e continuiamo. In questo caso, ecco, utilizziamo un Drennan, vi faccio vedere l'esempio di questo, che è 2 grammi più un BB, che è uguale, ve lo scrivo per chi di voi magari ha fatica a comprendere il discorso delle misurazioni inglesi, in questo caso quindi 0,40. Poi andiamo a fare la nostra discesa in base alla nostra profondità, anche qua vi ho fatto già vedere come tarare il fondo e quindi potete andare a vedere. Ecco, qui viene la prima attenzione: io qua potrei sottoporre la mia lenza a una girella, ma preferisco non mettere una girella, perché anche se le girelle, le più piccole che sono, mi andrebbero a portare via grammatura al galleggiante, quindi io voglio che il mio galleggiante possa diciamo non andare a bere fra virgolette in acqua per di troppo peso, quindi io solitamente faccio qua un nodo di giunzione, quindi un nodo di giunzione che andrà sul nostro terminale e il nostro amo in fondo. In questo caso il terminale sarà di 1,5 m/2 m, tranquillamente bello lungo senza piombo, un amo che chiaramente sarà un 16 o un 18 o addirittura in alcuni casi un 20. Io non amo utilizzare ami molto molto piccoli, quindi utilizzo tantissimo la misura del 16, un amo chiaramente da bigatino, quindi un amo gambo lungo con la curva larga, ecco, molto sottile. Importante che l'amo che voi andate a utilizzare sia un amo soprattutto leggero, non vi preoccupate troppo della tenuta, perché comunque abbiamo qua un diametro di filo, ecco, questo ve lo volevo dire dopo, ve lo dico adesso, quindi un diametro del filo che andrà dallo 0,08 fino ad arrivare a un massimo dello 0,14, quindi in questo caso non vi preoccupate troppo della tenuta dell'amo se è un amo sottile, perché comunque andiamo a utilizzare fili talmente sottili che cederanno prima i fili piuttosto che l'amo. A questo punto viene il pol fulcro, il dunque della situazione: la grammatura sicuramente sarà nella parte superiore, quindi nella parte subito sottostante il galleggiante, e andrà divisa in tanti pallini. Quindi in questo caso io abbiamo detto che utilizzo una penna da 0,40, quindi che con 0,40 grammi mi va a tararsi, questo è il pelo dell'acqua, quindi il mio galleggiante con 0,40 grammi si andrà a tarare in questa posizione, quindi sarà tarato in questa posizione, e quindi andrò a dividere 0,40 per diversi pallini. Come? Vi faccio un esempio, metterò un pallino da 0,20, metterò un pallino da 0,05, ne metterò un altro da 0,05 e poi ne metterò magari uno da 0,02. Per esempio, queste sono le grammature che andranno all'incirca a compensare la portata di 0,40 grammi, facendo attenzione a non superarla e cercando di stare un pochettino più sotto, perché comunque dobbiamo calcolare che abbiamo questo, che è il fermagalleggiante, in questo caso avrà un peso, l'amo che avrà anche esso un peso, quindi dobbiamo rimanere intorno ai 0,35-0,37 grammi, quindi andiamo veramente a fare una spallinata. Questa distanza, che adesso io chiaramente per motivi tecnici nel filo non mi ci sta, se fosse di 2 metri l'andiamo a disporre un metro sotto il mio fermagalleggiante, quindi andiamo a disporre questi pallini in una spallinata piuttosto lunga, cerchiamo di non arrivare a ridosso della girella, in modo che tutto quello che è sotto i pallini rimane veramente veramente libero. Come vedete, se io avessi un fondo di 4 metri, facciamo un esempio, il mio metro sarà occupato dalla spallinata, che metterà subito in taratura il mio galleggiante, e tutto il resto invece, come vedete, avremo 3 metri in questo caso completamente liberi di piombo, e quindi in questo caso seguirà semplicemente in modo molto naturale tutto il flusso della mia pastura, che è quello che poi importa in questo tipo di pesca. Quindi ragazzi, che voi andate a utilizzare un galleggiante come quello che uso io con 0,40, che voi andate a utilizzare un galleggiante a penna che porta un grammo, mi raccomando, cercate di stare sotto il grammo di portata del galleggiante, come vi dicevo, e in questo caso la spallinata va lunga, quindi dividete in tanti pallini, ben distanziati uno dall'altro, come vi ho detto in altri video, io preferisco partire sempre dal più pesante in alto e andare a scendere, in modo che il più pesante mi vada a tarare subito il mio galleggiante e tutto il resto faccia una linea molto molto naturale. Benissimo, questo è tutto per quanto riguarda lo schemino, andiamo a qualche consiglio, alle considerazioni finali.
Eccoci quindi tornati, ragazzi. Avete visto questo semplice schemino? Non è nient'altro che una montatura alla bolognese per la pesca alla bolognese. Vi voglio solo sottolineare un paio di cose. Io vi ho fatto vedere, facendovi vedere lo schemino, che utilizzo anche questi galleggianti. Questo proviene direttamente dalla mia cantina privata di galleggianti, perché è un galleggiante Drenan che utilizzo veramente da tanti anni. Ne ho purtroppo alcuni pochi pezzi. In Italia viene difficile trovare questo tipo di galleggiante. Se voi lo trovate, io ve lo consiglio, acquistatelo assolutamente. Le grammature di questi galleggianti sono, come vi dicevo, grammature espresse in misurazioni inglesi, quindi 1BB, 2BB vuol dire 0,40, 2BB 0,80, comunque 1BB identifica la piombatura. In Inghilterra utilizzano del piombo morbido, che va stretto semplicemente con le dita, che anch'esso qua da noi è difficile reperire, e quindi utilizzo questi galleggianti esclusivamente per fare questo tipo di pesca, perché con veramente pochi grammi loro entrano in pesca e vanno veramente a bilanciarsi bene. Comunque, detto questo, una penna che sia 1+1, 2+1, 3+1, l'importante è che abbia poca diciamo portata di grammatura, diciamo che va bene lo stesso. Ancora una parentesi, ragazzi, sul discorso spigola. La spigola, il branzino, l'uasso, come diciamo qua a Genova, è sempre lo stesso pesce. Il discorso spigola si può pescare, come dicevo all'inizio del video, in mille modi diversi. La pesca con la bolognese, in questo caso pesca la bolognese ma utilizzando un galleggiante inglese, prevede delle varie grammature fra di loro, e io vi consiglio sempre di provare in base alle vostre condizioni l'assetto giusto. Il concetto deve essere sempre chiaro, cioè il concetto di avere questa montatura il più naturale possibile. Quindi se voi riuscite a trovare la montatura naturale ma utilizzando più piombi, ben per voi, nel senso, questa è una cosa, io come ripeto sempre, la pesca è fantasia. Voglio solo farvi questo accenno, perché la spigola è un pesce, come dicevamo prima, che si pesca in mille tecniche diverse. Vi porto l'esempio soltanto dello spinning. La pesca alla spigola si pesca a spinning quando utilizziamo delle gomme, quindi utilizziamo delle montature molto leggere. Quando invece le condizioni lo permettono, andiamo a utilizzare sempre per la spigola dei long jerk o dei mino di grosse dimensioni. Quindi a quel punto tutto il dimensionamento delle lenze, dei moschettoni non importa più, quindi la spigola mangia ugualmente. Quindi questo per dirvi che la pesca è molto varia e va sempre provata per ogni tipologia, ogni condizione, ogni stagione, vanno fatte le proprie prove. Quindi, ragazzi, se avete voglia o avete degli altri chiarimenti, datemi anche voi spunto, commentate sotto questo video come fate sempre. Io vi ringrazio per seguirci, vi invito a seguire le nostre pagine Facebook, vi ricordo che con l'ufficiale Fisherlandia Mondo Pesca Sportiva, vi ricordo anche il nostro sito internet www.fisherlandia.it, che è il nostro e-commerce, quindi a disposizione di tutti. E che dirvi, ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, condividetelo con i vostri amici e quant'altro. Come sempre, che la pesca sia con voi, iscrivetevi al canale, grazie, e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi. We'll be right back.